Sento il professor Galli e poi arrivo dalla Santa anche. Professor Galli, ho due domande precise. La prima è aperture differenziate per regioni. A suo parere si può fare? E la seconda è, ma noi in vacanza sulle spiagge ci arriviamo quest'estate o no? La seconda è una domanda che ormai mi è venuta quasi a noia. Forse. Nel senso che dipenderà molto da come andrà e da come si riuscirà a mantenere il contenimento anche nel contesto della riapertura. E anche questo, venendo a quanto detto giustamente prima Sorge, è una questione che non vorrei fosse attribuita come competenza e come richiesta a quelli che fanno il mio mestiere. Perché effettivamente sul modo come normare quel che andrà fatto in questo contesto alla luce dei dati, bene, questa deve essere una competenza che va al di là della domanda che si fa a noi. Per quanto riguarda l'altra questione, le aperture differenziate delle regioni, se è una cosa fattibile allora, a suo parere. L'apertura differenziata secondo me sta nella logica delle cose, semplicemente perché ci siamo messi di fronte ad una realtà, siamo di fronte a una realtà che è estremamente differenziata. Però l'apertura differenziata passa fondamentalmente per un punto che è fondamentale ovunque: il distanziamento sociale deciso, che ha determinato anche una riduzione massiccia delle nuove infezioni, è stato fatto chiudendo una serie di persone in casa con l'infezione. Riaprendo, dobbiamo per forza tentare di sapere come stanno quelle persone. Dobbiamo per forza tentare di sapere quante infezioni ancora stanno nelle case e possono uscire in qualche modo nel momento in cui si riapre. Questo è un punto che è fondamentale ed uguale dalla Calabria al Trentino e viceversa. Allora, perché comunque un solo caso che riesce ad essere trasmesso e a rimanere sotto traccia trasmettendosi in un contesto ricrea il problema localmente, può determinare la chiusura di nuovo di un'azienda, può determinare la chiusura di nuovo di un'area geografica. Il punto è riuscire ad essere vicini dal punto di vista anche diagnostico alle persone che sono chiuse in casa con l'infezione. Io le farei un applauso, professor Galli, perché sinceramente per me questo è il grande convitato di pietra a questa discussione. Io continuo a ricevere lettere di persone che chiedono tamponi da settimane. Cioè, se noi non riusciamo a fare un passo in avanti su questo fronte, che è appunto i test, il tracciamento, ma come pensiamo? Cioè, è il sistema sanitario che deve essere integrato in alcune... Ieri ho fatto parlare un signore che lavora in un supermercato con l'assessore Gallera, che sono 32 giorni che è a casa e chiede un tampone, e l'ATS di Milano gli dice non lo facciamo manco i medici il tampone. Cioè, questo è un grande tema a mio parere.